Bella B. Bella G. E bella D. Rat Trap Challenge. E tutta la storia che ha portato alla creazione del Rat Trap Challenge. 10 giugno 2024. Rat Trap Challenge. L'obiettivo è dire Rat Trap Challenge il più volte possibile. Ma, ma anche Rat Trap e basta. Rat Trap. Perché oggi ci spariamo una bella chiacchierata su il Rat Trap. Come è nato? Da dove viene? Dove andrà? E soprattutto come fare a giocarlo. Attenzione! Che è il motivo che ci ha portato alla Rat Trap Challenge. Ok, l'abbiamo detto abbastanza volte. Rat Trap Challenge. Okay. E ci siamo. Allora, da dove cominciamo? Perché arriveranno poi tutta una serie di richieste, un po' di domande. Noi siamo qui apposta per parlare di tutto quello che riguarda il Rat Trap. Intanto già vedo collegato Rigo Potters Official. Che avrà un ruolo nel Rat Trap Challenge. Ma arriverà, adesso ve lo raccontiamo. Allora, da dove cominciamo? Benny, che cos'è il Rat Trap? Bravo, partiamo proprio dall'inizio. Il Rat Trap è... Vabbè, chi ci conosce lo sa. Io lo so, tu lo sai che ce lo diciamo a fa. Il Rat Trap è la serie di quattro buche, direi, più famosa d'Italia. Ma che dico più famosa d'Italia? Più famosa d'Italia, firmiamoci più famosa d'Italia, perché penso che nel mondo ce ne sia di più. Quattro buche dove varie persone si cimentano a sfidare il Rat Trap sotto le telecamere, sotto le nostri tentativi di gufo, sotto il nostro cercare di mettere pressione nel intimidire il nell'andare giocatore. A analizzare talmente tanto prima ancora che il giocatore abbia giocato, tanto da fargli venire magari qualche dubbio. Ma non qualche dubbio, fargli cambiare idea quando l'idea era già giusta. Esatto. E quindi questo è fondamentalmente... Dove si gioca? Esatto. Dove si gioca? Le buche del Rat Trap sono quattro buche. La buca numero 2, 3, 4 e 5 del Golf Club Le Rovedine. Poi stato di esportato di opera. Stato poi esportato anche nel Rat Trap Tour, che non è altro che ritrovare la stessa essenza, cioè quattro buche che nello specifico sono un par 4, diciamo un po' più tricky come piace a noi, che è la nostra terza buca. Un Rat Trap, un par 4 un pochino più, devo dire tante volte Rat Trap, Rat Trap Challenge. Un par 4 un po' più di quelli lunghi da sparare, esatto, okay? Da bombardiere. E poi un par 3 e un par 5 che raccontino l'essenza della struttura del campo dove si gioca, ma solo condensata un po' il succo del golf. Il riassunto del campo. Le quattro buche che vanno a tirar fuori proprio l'anima di quel percorso. E viene perfetto quando si fa il Rat Trap on Tour, proprio per raccontare un po' com'è il campo in giro per l'Italia. Ma in realtà stiamo facendo anche il Rat Trap indoor, quindi in giro per il mondo virtualmente. E non è detto che poi cominceremo a girare anche non virtualmente, anche campi extra Italia, insomma. Ma da dove nasce il Rat Trap? Il Rat Trap nasce da un programma televisivo di cui entrambi siamo fan. Siamo stati fan, perché mi sa che è chiuso. Adesso è un po' che non lo vediamo e forse non lo fanno neanche più. Che era? Top Gear. Top Gear, programma automobilistico. Che c'entra col golf? C'entra col golf. Top Gear aveva all'interno delle varie rubriche che andavano a fare, aveva una rubrica che ci interessava, che era il facciamo provare a un ospite il nostro circuito guida ogni anno con un'auto diversa, ma più delle volte stessa. Scrausissima, però sempre la stessa, e quindi si confrontavano vari personaggi più o meno famosi, a volte addirittura anche piloti di Formula 1, di rally, contro attori, contro qualsiasi tipologia di personaggio, irrilevante quale sia il livello di guida, ma si va a vedere come guida quella persona e si raccontano aneddoti a livello di automobilistico di quella persona. Non l'abbiamo riportato nel mondo golf, quindi si gioca su un circuito sempre lo stesso, le quattro buche della Trap. Possono giocare giocatori di qualsiasi tipo di livello. Abbiamo avuto da giocatori sotto zero di handicap a professionisti che hanno giocato anche sul tour, a campioni italiani,
fino ad arrivare a una giocatrice che era la prima volta che giocava in campo e aveva iniziato... Sì, no, forse... soprattutto forse aveva fatto 2/3 lezioni. Sì, forse, ma no, ma forse meno, forse meno. Quindi in totale avrà tirato, penso, 200 palle totali in campo pratica, giù dritta dentro al campo. Ma perché ci serviva? Perché ci piaceva l'idea di avere un nostro salotto, un posto dove poter chiacchierare con il giocatore che un po' quindi era l'ospite della giornata, del suo modo di vedere il golf, del golf in generale, di imparare da lui come lui affronta il gioco e anche il golf in generale, e poi invece andare a vedere cosa si poteva imparare, perché magari lui, facendo qualche errore che tanto capita sempre a tutti, come si poteva migliorare. Ma e non quindi solo per quello che errori. Noi cerchiamo di far uscire gli errori. Non solo sugli errori, ma anche sulle cose buone magari che ha certo. quel giocatore e che ci si può analizzare su, guardate, questa è una procedura che se riuscite a replicare, cavolo, potrebbe farvi risparmiare colpi. E quindi da lì abbiamo cominciato a guardarci in giro, tutti e due seguivamo Top Gear e subito ci è venuta l'idea, se noi creassimo un giro circuito che è sempre uguale, quindi è anche riconoscibile, è facilmente riconoscibile una buca dopo che l'hai vista tante volte, l'effetto Agasta, l'effetto esatto. a main corner di Agasta, ok? Lì a quel punto il campo di gioco rimane similare, non è mai uguale perché il campo cambia, è vivo, però similare. E questo permetteva anche di confrontare i giocatori nell'arco del tempo in modo come se stessero giocando fondamentalmente la stessa gara, ma in momenti diversi. Dilazionata nel tempo. E qui è un po' come è nato, chiaramente all'inizio com'è andata, chi veniva a giocare? I primi a cui ci siamo rivolti sono stati ovviamente i nostri amici, quelli che incontravamo più spesso al golf, quando il canale era ancora piccino picciò. E ci guardavano in tre, io, te e tua mamma. E mia mamma, che c'è sempre stata. Che non ha ancora fatto il rat trap, però. Io mia madre non ha ancora fatto il rat trap. Lei è fan dal giorno uno, io la butterei dentro. Beh, rat trap ci vuole. E quindi abbiamo iniziato a chiedere ai nostri amici, ai nostri compagni di giocate. Poi la cosa si è evoluta, abbiamo iniziato ad avere richieste anche da fuori di venire a giocare. Quindi sono arrivate persone da ovunque. Sì. Beh, cioè dall'estero, sì, da Londra, abbiamo la tra Londra, Germania, Svizzera. Sì, un bel po' e tante richieste soprattutto. Intanto ricordiamoci che il 10 giugno abbiamo il primo vero Rat Trap Challenge, che dopo spiegheremo esattamente che cos'è. Comunque ci stiamo arrivando, quindi che cosa è successo? Fateci domande sul Rat Trap, qualunque cosa vi venga in mente, noi siamo qui apposta per rispondere a tutto quello che riguarda il Rat Trap. Oggi in generale Rat Trap, in particolare Rat Trap Challenge, e ci stiamo arrivando, cioè perché a un certo punto abbiamo dovuto creare una gara in una giornata che fosse la nostra super reunion e che potesse dare la possibilità di giocare tutte le buche, non solo le Rat Trap, ma per che cosa? Qual è il fine del Rat Trap Challenge, quindi della gara del 10 di giugno, poi spiegheremo in realtà come viene strutturato questo. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo renderla l'open, ok? L'open B2G. Esatto. L'open del Rat Trap. Ovvero, come faccio a giocare il Rat Trap? Una delle domande che ci scrivete di più sotto nei commenti e in privato. Beh, a un certo punto cosa è successo? Avevamo talmente tante richieste che erano insostenibili. Noi più o meno facciamo 8 Rat Trap all'anno, sì. More or less. Ne abbiamo fatti una sessantina, siamo al settimo anno, quindi più o meno. E quindi cosa succede? Alcuni sono nostri ospiti, cioè persone che noi vogliamo far vedere giocare perché pensiamo che ci sia dietro una storia interessante, almeno per noi, poi la riportiamo sul canale. Una tipologia di giocatore interessante o che non è mai apparsa all'interno come della tipologia. Trap. Però dall'altra parte c'era tanta richiesta e noi siamo una community, noi nasciamo e siamo una community, dove noi siamo un po' il fulcro perché siamo da questa parte della telecamera, però fondamentalmente... more or less, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti giangia. E quindi le richieste, a me piaceva l'idea che venissero evase. Il problema è che quando ne ho parlato con Benny abbiamo detto, come facciamo? Quando la lista d'attesa diventa più veloce rispetto alla... sale nettamente più velocemente di quante alla le riesci possibilità di fare ad evadere. Trap, bisogna trovare un modo di dare la possibilità a chi vuole giocare di affrontare la trappa.
E un modo che abbiamo pensato è: facciamo un bel open e giochiamoci il rat trap. Esatto. Ovvero mettiamo in palio come premio il rat trap, ovvero sì, poter venire a essere ripresi e giocare il vero rat trap, quello che va sul canale e che tutti conoscete, credo, perché è forse il format del canale più visto, più seguito, più richiesto, più atteso, più riconoscibile, anche più forse. Riconoscibile forse. E quindi cosa meglio, come nelle migliori tradizioni, di fare una gara di qualifica che però diventasse in qualche modo anche una festa. Un appuntamento fisso, sì. Un appuntamento fisso all'anno per sapere, cavolo, io voglio andare a conoscere la community B2G, Benny, Gigi e tutti quelli che seguono il canale, che magari leggiamo, no, sotto nei commenti spesso e volentieri, ma che non so dove gioca, magari gioca anche nel mio circolo, io non lo so, sì, sì. Non ha senso questa il cosa. Dare un volto a un commento a una persona che è solo virtuale a livello social è una delle cose migliori che si possono fare in questo mondo ormai che è così tanto virtuale, che potrei scrivere a quella persona che ho di fianco e non sapere neanche di con chi sto parlando. Esatto. E quindi una giornata dove ci siamo solo noi. Il campo lo volevamo solo per noi. Non volevamo anche altre persone che venivano a giocare senza sapere, ma sì, boh, mi iscrivo, chissà cos'è, chi sono. Solo persone B2G con il certificato. Cioè il certificato, no, certificato perché? Beh, perché poi racconteremo di come è andata, diciamo, la genesi di questa gara. È nata durante il compleanno dei 5 anni del canale e racconteremo cosa è successo. Ma andiamo avanti. Quindi cosa abbiamo pensato? 18 mucche, formula Stableford, ok? Ciso. Così possono giocare tutti, aperta a tutti, belli e brutti. Quindi posso giocare anch'io. Infatti stavo dicendo, bella che finalmente riesco a giocare una gara. E chi vince nelle tre categorie, anzi in realtà quattro categorie di gioco, potrà accedere per un anno al Rat Trap ripreso e quindi verrà a giocare con noi. Quindi c'è la possibilità di poter giocare. Se uno viene a giocare e poi vince ma non vuole partecipare, fa scalare al giocatore successivo. Se ha già giocato il Rat Trap e lo vuole rifare, lo potrà fare perché ha vinto la possibilità di farlo ed è giusto, sì. Ma se per caso dovesse decidere no, io l'ho già fatto, lo cedo. Perché? Perché questa è una giornata dove dobbiamo stare insieme, dobbiamo conoscerci dal vivo, quindi il Rat Trap e arrivare a giocare la trap è il premio ed è la scusa. È la scusa, ma la realtà è che noi vogliamo stare insieme. È una reunion, è una giornata insieme, è una shotgun, una delle poche formule che permette di cominciare e finire tutti nello stesso momento e quindi di stare più insieme possibile. E questa era la cosa che volevamo di più. Quindi fondamentalmente. Intanto è arrivato un commento che purtroppo è scappato, se non ho visto il nome, che dice: sì, ma oltre ad associare un volto, purtroppo si associa anche lo swing. Aia! Però è vero, sì, succederà questo. È così. Metteremo a nudo i vostri swing. Ma quando? Domanda? 10 giugno, Rat Trap Challenge. 10 Golf giugno Club 2024. 2024. Non si sa mai che questo video chi lo vedrà dopo. Okay. Rat Trap Challenge. Golf Club Le Rovedine. Ok. Partenza intorno a mezzogiorno, adesso non ricordo, tutti i dettagli ci sono sul sito, poi vi mettiamo tutti i link, comunque sul nostro sito già trovate l'articolo nelle news e negli eventi dove c'è tutto riportato. Comunque si parte, si comincia a giocare intorno a mezzogiorno, si fanno mezzogiorno e mezzo se non ricordo male, il direttore di cui c'è il Rat Trap e tra l'altro è anche il primo vincitore del Rat Trap Challenge. Diciamo la genesi. Davvero? Quindi c'è questa cosa puntata zero. Esatto, il direttore. Ma quando? 10 giugno. Era 10 giugno che abbiamo già risposto. 2024. ho visto perché parte in automatico. La Trap Challenge. Quindi cosa succede? Ci ritroviamo, facciamo una shotgun, quindi si gioca ogni team in una buca diversa e si gira. Questo chiaramente vi fa capire subito che i posti sono limitati, cioè abbiamo voluto il campo tutto per noi in una giornata in cui nessuno ci rompesse le scatole se non tra di noi B2G, allora noi ci possiamo rompere le scatole e chiacchierare. Anzi, dobbiamo. E quindi di conseguenza shotgun vuol dire che ogni team di 4 viene messo su una buca, alcune buche hanno doppie partenze e si parte tutti insieme quando suona la sirena. E una volta finito di girare, che chiaramente si gira
tutti in sincrono, si ritorna tutti in clubhouse, si ritorna in clubhouse e si va poi in, a bordo piscina a farci un bel apericena dove si può venire anche se magari non si è giocato perché è aperta, si può portare un amico, un giangia che magari non gioca e che vuole raggiungerci la sera, la famiglia, ci saranno tutti i bimbi, ci sarà anche mio figlio per esempio. Quindi molto molto open, proprio per questo il campo doveva essere perfettamente libero perché dobbiamo essere solo tra di noi, dobbiamo poterci riconoscere e dire ah caspita, ma tu sei un B2G, abbiamo giocato, mi sono trovato bene, scambiamoci i numeri, giochiamo altre volte. Certo, okay. Quello è uno dei goal del Rattran Challenge, come è stato un goal nella reunion che avevamo già fatto. Quattro categorie, dicevamo, una senza handicap. I più bravi, chi giocherà meno colpi in assoluto, vincerà il primo posto del Rattrap. Degli altri tre posti, che sono però tutti alla stessa, cioè il primo posto non perché è il primo, cioè no, il primo di qua, è una lista di quattro tutti alla stessa, cioè l'hai capito? Non si era capito. E perché l'hai messo per primo allora? È vabbè, discriminante verso le altre categorie. Sì, è vero, allora ultimo. E perché è ultimo allora? Primo a pari merito. Non lo so, sei discriminato. Sei discriminato. Comunque, altre tre categorie invece tre categorie. A handicap e sono divise molto semplicemente ogni 18 colpi. Facile. Da 0 a 18 categoria 1, da 19 a 36 categoria 2, da 37 a 54 categoria 54 e oltre NC. E basta che sai stare in campo. Basta che sai stare in campo e puoi venire. A noi ci piace. Esatto. E quindi è ognuno dei vincitori di queste quattro categorie avrà un voucher per poter giocare entro un anno, quindi entro il challenge dell'anno successivo, il Rattrap con noi ripreso. Se non volete giocarlo, come dicevamo, lo scalate e quindi il voucher arriverà. Voi avrete comunque vinto, ma il Rattrap e quindi il voucher finirà al giocatore successivo. Ma la giornata finisce solo con le 18 buche e la vittoria del Rattrap Challenge? Del 10 di giugno 2024. 10 giugno 2024. Ma assolutamente no, perché essendo la scusa per stare insieme mentre si gioca, alla fine il problema di questo cavolo di giochino che ci siamo che si sono inventati e che a noi piace tanto è che giochi con quattro persone, altre tre, quindi tu più altre tre. E quindi quelle le conosci bene, ma gli altri stiamo insieme. Prima, chiaramente. Nella fase del riscaldamento e tutto, campo pratica. Ma soprattutto dopo, a bordo piscina, apericena, quindi si lagna e sul green. Certo, perché ci siamo inventati, abbiamo detto, ma noi non possiamo fermarci lì. Noi dobbiamo fare uno spara e spera. Noi dobbiamo un cost to cost, spara e spera. Ovvero un tentativo, non so se è uno in realtà perché non abbiamo ancora fatto dobbiamo il regolamento. Ancora decidere. Avete la possibilità di giocare da una parte all'altra del green. Del putting green, qui che è qua di fianco alla piscina. Chi la metterà più vicino e chi imbucherà vincerà. Lo scoprirete, quello. La fama e la gloria eterna. la fame, che dopo c'è l'aperitivo. La fame sicuramente e la gloria eterna, okay. E chip. Mi portate a casa chip? No, non è vero. Non puoi dare come premio qualcosa di non. Beh, comunque. Anche perché è scomodo da mettere in macchina, te lo dico. No, lo vinci grande. Solo se lo puoi portare a casa subito. A pipì. Ok, mi piace. Pensa che arriva tipo da. Non so, da. Da Catania e si deve portare Cip a piedi. Se Cip vuoi è un po' devi soffrire. Comunque, quindi questa è un pochino l'idea che ci è venuta proprio per andare a intanto sfoltire la moltitudine. Allora, io segnati fisicamente su una nota del cellulare ho oltre 100 persone che mi avevano proprio dato i contatti per. Tanto Ciro si stanno rubando il carro. contatti che volevano venire a fare il Rattrap e cioè mi hanno detto quando puoi, quando si riesce. La realtà è che noi quando è che riprendiamo il Rattrap di solito? Solitamente le giornate di Rattrap sono le nostre giornate di riprese, ovvero il martedì. Il martedì, neanche tutti ovviamente, neanche perché tutti non riusciamo martedì. Proprio tutti i martedì. Non riusciamo tutti i martedì anche perché siamo in contatto con enti superiori, ma superiori a noi, ma non quello proprio che sta al piano di sopra. A quello che decide se oggi piove sì, o no. Noi conosciamo gente di un certo livello, ma
a un certo livello non ci arriviamo. E quindi il risultato è che non possiamo decidere se piove o meno. E quindi abbiamo fatto dei rattrap in condizioni limite. Però oltre a quelle non si può, anche più che altro perché io vorrei giocare sotto l'acqua anche una sfida io e te. Il problema è la camera. Ma non si riesce, non si può. Paciugone puttana. Intanto c'è un Rigo Putters Official che dice, ma chiede, ma serve una mano in putting green? E mi ha svelato il primo partner dell'evento. Perché? Perché noi volevamo fare questo cost to cost sul putting green e chiaramente prima cosa che ci è venuta in mente è chiedere un aiuto a Rigo Putters, l'unico primo official. Il primo e unico putt di design totalmente made in Italy. È un po' particolare, quindi se non lo conoscete andate a vedere il sito e il se Instagram. Non lo conoscete lo conoscerete il 10 giugno Rattrap Challenge. E il 10 giugno Rattrap Challenge conoscerete proprio anche Beppe, che il è creatore, ideatore, disegnatore, designer. Pensate che questo disegnava le barche, gli yacht, si è messo a fare i putt. Lui ce lo deve raccontare. Ma quindi secondo me il suo putt galleggia. Ma secondo me lui dobbiamo invitarlo al rattrappo a raccontarci un po' come cacchio gli è venuta in mente sta cosa. Ma comunque, se il suo putt non galleggia, i suoi yacht imbucano. Queste sono tutte cose che dobbiamo chiedere a Beppe e sapere. Beppe, rispondeci se queste cagate. Se vuoi. Ok, ma andiamo avanti con la storia del rattrap, perché secondo me è interessante. Allora, quindi a un certo punto cosa abbiamo cominciato a fare? Abbiamo cominciato a fare i rattrap a tutti gli amici, poi hanno cominciato ad arrivare dei giocatori che seguivano il canale, che volevano giocarlo, ma all'inizio era facile evadere un po' tutte le richieste, anzi in realtà le richieste all'inizio non c'erano, dovevamo noi, cioè per favore, dai, ma no, ma vieni, ma fidati, dai. È divertente, ma no, col cavolo che io vengo a far flappa in quel posto lì, no? Esatto, ok. Poi a un certo punto è diventato un pochino più visibile, quindi chiaramente hanno cominciato ad arrivare un po' di richieste. C'è stato un momento storico, ti direi il terzo anno del canale, dove c'è stata un'esplosione atomica del rattrap. Quindi i rattrap, anche quelli vecchi, hanno cominciato a salire come visualizzazione, quindi venivano cercati e rivisti anche successivamente all'uscita reale e la richiesta di poterlo giocare è cresciuta in una maniera esponenziale, tanto che, come dicevamo, è diventato a un certo punto impossibile riuscire ad evaderli tutti, ma soprattutto a trovare un modo per dire chi sì, chi no. Perché noi, venendo dal golf, siamo molto ligi all'idea di fair play, all'idea del se una cosa diventa un po' per tutti, lo deve essere in modo tale che tutti possano accedere, o comunque la maggioranza. E questo è il motivo per cui una gara di selezione open, poi Benny ci racconterà perché si chiamano open le gare. Non abbiamo fatto un video su perché si chiamano open. Open perché è open, è aperta a tutti, mentre originalmente molte gare erano invitational, ovvero richiuse solo in una determinata categoria di invitati, oppure erano i championship, ovvero dovevi essere un rappresentante di una determinata categoria, quindi il PGA Championship è il campionato degli associati della PGA. Mentre un Open d'Italia è aperta sia ai PGA la gasta che sul Masters. A gasta sul Masters Invitational. Invitational, esatto. Open d'Italia è aperto anche ai dilettanti. Cioè se ti qualifichi ogni Open, compreso l'Open Champion, per dire, British Open, è aperto e si chiama Open per quello, e ci sono le qualifiche per far sì che una quota dei posti, al netto di quelli che vanno per ranking mondiale, vadano a giocatori che se lo sono sudati sul campo. Sudati sul campo. Con l'effetto swing. Guarda. È un tutt'uno. E quindi di conseguenza ci sembrava la formula più logica per noi che amiamo questo sport, usare le regole di questo sport. Assolutamente. E quindi per questo è Rattrap Challenge 10. Intanto c'è il Sanga, direttamente dal suo locale B2B, che dice: pensa che chi lo ha già giocato vorrebbe rifarlo. Esatto, infatti, come dicevamo, chi lo ha già giocato potrà comunque venire a giocare il Rattrap Challenge, ovviamente, stare insieme. Anzi, secondo me la cosa più bella che vorrei raggiungere un giorno
quando saremo super famosi e avremo un sacco di soldi dagli sponsor, quindi mai. Però, però il mio sogno, ma posso sognare, puoi è sognare. Che a un certo punto si abbia la forza di dire tutti quelli che hanno giocato il Rat Trap o vinto e poi giocato il Rat Trap nel Rat Trap Challenge abbiano una giornata in cui vengono invitati, anche pagati, nel senso che non hanno spese se magari sono lontani, a rigiocarlo tutti insieme, una specie di Masters. The Invitational. È un Invitational solo con quelli. Beh. Sarebbe bellissimo. Non mi hai raccontato questo tuo sogno? Mi è venuto così adesso. Va bene. Però sai che vengono così insieme a Chip. Ciao lì Chip. Guarda che questa cosa è geniale. Hanno detto, cioè, quando abbiamo fatto il sondaggio come chiamarlo, a un certo punto uno ha vinto facile, che ha detto scusate, ma io chiamo a golf. Quello fa Chip, ma se lo scriviamo come Chip, approccio. È Chip. Sì, sei chiamato Chip. Ok. Fossimo stati nell'ambito del computer, lui fosse stato piccolino, era un microchip. È un microchip. Ciao Ben. Dove vado anch'io? È finita la live, ciao, intanto ho preso dentro tutto, adesso cadrà, ma fa niente. Quindi insomma, succo della cosa è il Rat Trap poi come si è evoluto. Si è evoluto nel Rat Trap on Tour. Quindi abbiamo capito che quella formula di quattro buche che ci eravamo un po' inventate come succo di un 18, perché sarebbe stato troppo difficile avere un ospite e riprenderlo per 18 buche, molto bello, ma anche molto difficile da riprendere, lungo, forse un po' too much. 9 poteva essere la giusta formula, ma rimaneva un po' via di mezzo e comunque ancora troppo lungo, probabilmente. Ci eravamo fermati a 3. All'inizio l'idea era 3, perché la main corner sono 3, perché mediamente gli angoli di campo, i corner di campo mediamente sono 3, e poi perché diciamo noi mediamente giochiamo su par 5, par 4 e par 3, e quindi anche quelli sono 3. Però poi ci siamo detti sì, ma manca qualcosa, perché sì, il par 5 è una buca lunga, può essere dogle, meglio dogle, però par 3 sì, può essere più lungo, più corto, però ne scegli uno più o meno, ma i par 4 sono troppo variegati alla frutta, e quindi hanno troppa differenza l'uno con l'altro. Già c'è differenza tra par 5 e par 5, ma i par 4 è proprio dove si vede l'estro, il disegnatore, la voglia del disegnatore di creare delle buche diverse, sì, all'interno del campo. E poi perché non potevi non mettere una buca un po' tricky, però non poteva essere anche l'unica buca par 4, perché è una buca invece un po' più classica, lunga, un po' più nell'immaginario il classico par 4. Il classico par 4 a tirare il drive. Esatto, volevamo averlo, e quindi il risultato è stato, sommiamo un pochino le due tipologie che ci piacciono di più di par 4, che ci davano più l'idea di essere rappresentativi di una somma di buche, e poi perché se ci pensi su 18 buche mediamente nei campi più o meno che conosciamo a 72 colpi ci sono 4 par 3, 4 par 5 e 10, mentre par 10 4. Par 4, quindi più o meno un po' più del doppio, e quindi di conseguenza guarda che anche il rapporto va un po' a... Ti piace? Te la sei inventata al momento o te l'eri preparata prima? Non lo so se ci avevo mai pensato, però adesso mi è venuto, ma sai che è così. Okay, vabbè. Ma funzionava? E la reggisci? Scrivete uno se aveva senso. Non devi scrivere. Scrivete uno. Scrivete Rat Trap Challenge per dire Rat Trap Challenge una volta in più. Ma soprattutto per dire che volete venire. Tanto Luca ci dice che è vero, idea, scusa, verrà. Allora, stiamo facendo una live e stiamo facendo un monologo. Ma visto che allora, c'è gente. Allora, raccontateci, scriveteci qua sotto prima di tutto se vi piace l'idea del Rat Trap Challenge, se magari potreste venire, non potete venire, peccato, c'ho un impegno, e vai un impegno così ho già la scusa per saltare. Perché ci avete paura, Perché quando poi lo score va in tasca, che non è uno score, però fa niente. Sai cos'è? Vabbè, in tasca. Comunque lo score va in tasca e bisogna cominciare a segnare i colpi, il bastone pesa in un modo diverso. C'è tutta un'altra aria, c'è tutta un'altra tensione, c'è un po' di elettricità nell'aria. Io direi che la flap è dietro l'angolo, però va però bene. La flap si recupera con approach e pat. Questa è citazione aulica, perché non la facciamo da un sacco, quindi se la ricordano soltanto veramente qua. Scrivete uno se avete visto il sempre video. Uno, così sotto c'è un sacco di uno, non sai a cosa l'ho risposto. Uno col carattere flappa. Se avete visto il video, la flappa si recupera con approach e pat. Questo è un vero uno. Oh.
Quindi, insomma, risultato 10 giugno l'abbiamo detto. 10 giugno Rat Trap no, Challenge. Andiamo avanti. Quindi a un certo punto abbiamo scoperto che questa formula era veramente un po' il succo di un quasi il racconto di un campo intero. E quindi abbiamo detto: caspita, dobbiamo per forza far vedere, perché il gioco, il golf, dove si gioca? Si gioca in campo. E quindi dobbiamo far vedere i campi. Ah, beh, sì, sto dicendo dove parare. Sì, che si gioca in campo. No, e quindi uno si è giocato altrove. No, è questo Ale Rubels, ci ha subito detto: però siete un po' monotematici, perché siete troppo comodosi. Voi state sempre nel vostro circoletto, lì, tranquilli. Giocate, fate vedere un po' tutte le nostre cose che ci inventiamo, ma più o meno sempre sullo stesso campo. Siamo andati in giro effettivamente un po' poco. Effettivamente il tempo è tiranno. Ma Ale Rubelli, quello delle Caddy Maps, quello che disegna le mappe di ogni campo e nel caso del Rat Trap on Tour si schiera, ti sfida e sceglie lui le buche cercando di batterti, e finora quante volte ci è riuscito? Nessuna ancora? Proprio quella Ale Rubelli? Però ha pareggiato una volta. Quella Ale Rubelli lì? Ok, bene. No, ha pareggiato una volta. Era per sapere. Ale Rubelli, che tra l'altro ha fatto le mappe chiaramente delle rovedine, sì. Quindi quando verrete a giocare il Rat Trap Challenge, o se venite a giocare alle rovedine in generale, o se andate a giocare anche altri campi, ricordatevi che di prendere le mappe, perché sono veramente molto comode. Molti ci hanno chiesto come si leggono. Uscirà un video su come leggere le mappe al meglio, come sfruttarle al meglio. Quando andate in un circolo, chiedete se hanno le Caddy Maps. Solo i migliori campi d'Italia, no, com'è? Nelle migliori edicole. Guarda, troverete i... Proprio adesso una domanda: ma come fare per invitarvi in altri campi per il Rat Trap on Tour? È molto semplice. Allora, l'idea con Ale Rubelli di Caddy Maps è stata quella di dire: ok, proviamo a girare tutti i campi mappati Caddy Maps, ok, facendo queste quattro buche in modo tale da raccontarli, ok. Alcuni per adesso sono stati fatti da me e Ale. Spoiler, attenzione, spoiler, lo facciamo lo spoiler? Vai, spoilera. Possiamo spoilerare? Puoi spoilerare, tanto c'è il rumore dietro. Dai gas, dai, forte. Bravo. Perfetto, avete sentito tutto, e molto bene qui, ma però hai già detto troppo, hai io non detto, direi più niente. No, allora, se riusciamo a tirare fuori Benny dal suo cantuccio, ci portiamo Benny a fare la trap, quindi andremo un po' anche io e te. Sarà difficile perché io ho il culo pesante, sì, però lo so, potrei, capisco, cioè, anche, potrei anche fare anche l'ale della situazione, però, con meno polpastrello, ma farò però, ale. Può essere molto probabile che cominceranno a uscire anche dei Rat Trap on Tour fatti da me e Benny. Nel frattempo, grande rumore. Quindi, come si fa a far venire Rat Trap on Tour nel vostro circolo? Convincete il vostro circolo a fare le mappe di Ale Rubelli, le Caddy Maps. Le Caddy Maps in questo momento sono in una sessantina di campi. E ormai sta colonizzando, sì, tutta Italia. Ovviamente non tutti i campi ancora le hanno, quindi c'è una lista, anche lì una lista d'attesa tra l'altro. E non tutti i campi hanno ancora avuto un Rat Trap on Tour. Esatto, non abbiamo fatto 60 Rat Trap on Tour, e quindi di conseguenza abbiamo già una bella lista di campi già mappati dove andremo a fare il Rat Trap on Tour. E se volete far sì che si possa fare la richiesta del Rat Trap on Tour al vostro circolo, chiaramente prima di tutto ci devono essere le mappe, che sono il motivo che ci porta lì, anche perché chi sceglie le quattro buche in un campo dove magari neanche io e Benny abbiamo mai giocato? Ovviamente uno che la disegna e le conosce bene, quindi Caddy Maps Ale Rubelli. Ok. Infatti, volete sapere se magari il vostro campo è già nella lista dei papabili Rat Trap on Tour? Andate su YouTube, cercate prima di tutto B2G Rat Trap on Tour e vedete se magari non è già stato fatto, perché è magari molto facile, uscito, magari ve lo siete perso. Se ve lo siete perso è perché non siete iscritti al canale, non avete la campanella che vi dice ogni video che esce, tac, due video a settimana almeno sono fuori, quindi iscrivetevi al canale. In caso contrario basta andare sul sito di B2G e lì troverete l'elenco dei campi mappati Caddy Maps. Nel frattempo, non lo so, stanno tagliando l'erba sulla stradina, ti dico.
Perché quando tagli bene bene l'agghiaietto della strada diventa più... Ma il carro va più veloce. Infatti prima ce l'hanno spostato per vedere se non, non andava, andava abbastanza forte. Andava, e... Okay. Vabbè. E quindi insomma, quindi il rattrappuntura a un certo punto è diventato il modo per andare a scoprire i campi e raccontarli nella formula che in qualche modo B2G aveva scelto per fare un sunto di un campo intero e di una giocata intera. Esatto, sì, giusto. Quindi giusto anche per farci un match. Ok. E quindi lì è un po' come è nato. Nel frattempo ho visto anche prima una domanda su i costi e tutto. Allora c'è tutto sul sito www.b2ggolf.it. Trovate là nel news e nel negli eventi l'articolo del Rat Trap Challenge, dove ci sono c'è tutto spiegato perfettamente. Se non è perfetto o non si capisce, scrivete o mandate un messaggio e voi è colpa di Gigi, no. Comunque tanto è sempre colpa mia. E quindi qua cos'altro dire, ci sono anche altre cosette da entrare, ma io volevo un po' di domande, ma c'è tantissima gente che ci segue, ma le domande scarseggiano, è strano. Ma perché non hai fatto la tua solita richiesta di uno con una domanda? È arrivato un preso. Occhiali da sole, festone. Ok, quindi allora, intanto vabbè, se siete davvero B2G e potete in quel nel 10 di giugno, l'abbiamo detto 10 giugno la Trap Challenge, okay. Col Club Le Rovedite, cercate di liberarvi e venite, perché secondo me stiamo insieme e sarà bello perché siamo noi. Perché siamo tutti noi. Noi è bravo, non di... noi, no, noi, sì, noi, noi community B2G. Esatto. Infatti una delle cose molto carine che è venuta quando avevamo fatto la festa del compleanno B2G è stato proprio il conoscerci fra tutti, cioè non solo noi due conoscere noi, voi, io conosco te. Finalmente ti conosco. Ma proprio conoscerci tra B2G. Iniziare ad allacciare rapporti, vedere che c'è gente magari che quando vado a giocare in un campo fuori regione so che ho un contatto, so che ho un appiglio, so che ho un B2G da incontrare con cui giocare insieme e so che mi troverò bene, perché alla fine il mondo B2G, la filosofia dietro al gol B2G lo conoscete. Durante la festa dei 5 anni, dove si è giocato anche un embrione di Rat Trap Challenge, che in quel caso è stato una Rat Trap a eliminazione, quindi sono partiti in, mi ricordo più se 12 o 16 giocatori, e poi via via venivano scremati, e a furia di andare avanti con le buche venivano scremati in funzione del risultato, finché ne rimarrà soltanto uno. Quindi lo potevamo chiamare l'Highlander. L'Highliner anche, quello per... Ok, ma si è creata una cosa incredibile, cioè tanti giocatori che venivano da posti nettamente differenti d'Italia, ok, si sono ritrovati durante la festa e alla fine cosa hanno fatto? Si sono scambiati il numero e adesso si sentono quando uno va nella zona dell'altro e viceversa, si vedono per giocare insieme, si incontrano, giocano insieme, che invece chi ha scoperto di essere molto vicino si vedono con regolarità e giocano insieme. Ma questo succede anche, e qui voglio, chi ha giocato il Rat Trap, se siete connessi scrivetelo sotto nei commenti, perché chi ha giocato il Rat Trap viene riconosciuto in giro. Ale mi dice sempre, caspita, ma mi fermano dappertutto dicendo, ma tu sei quello delle Candy Bar, ti ho visto! E lui, no! Oh, scappa. Vengono riconosciuti i Rat Trapper, perché comunque è un format abbastanza visto, e il risultato cos'è? Che quando poi vengono visti in giro, gli viene chiesto, oh, ma giochiamo insieme, ma t'ho visto, oh, ma... E una delle cose che mi raccontano, che gli viene chiesta di più è, ma perché hai fatto quel colpo? Ma come mai è successo lì, così? Perché hai giocato il pitch e non il sand? Non lo so, c'erano le telecamere, non capivo niente, ho giocato il primo strato pescato. E alla fine, in realtà, se ci pensi, quello che succede durante il Rat Trap è proprio quello. Cioè il fatto di andare un po' sulla tua sensazione del momento, e vengono molti, ti ricordi, che dicono, no ma io le ho studiate le buche, so già come le giocherò. Ho già pianificato tutto e sul finish del primo colpo già la strategia è andata completamente a ramengo. Intanto ci arriva da Venezia
il www.rovedire.com Rat Trap Challenge, quindi anche lì potete trovare, sì, tutte le informazioni. Lì ci sono le informazioni e c'è anche il modo di iscriversi, se no nel nostro articolo sul nostro sito chiaramente poi c'è il rimando al sito delle Rovedine, che è quello che fisicamente raccoglie le iscrizioni e tutto. Dobbiamo dire alcune cose specifiche. Allora, la gara, dato che dobbiamo dare la sicurezza a tutti quelli che si iscrivono che potranno giocare, è una gara un po' particolare perché viene richiesta l'iscrizione e anche il pagamento dell'iscrizione pre-gara. Chiaramente se poi non potete giocare vi verrà ridato indietro entro la chiusura dell'iscrizione. Però questo a noi garantisce il fatto che non si iscrivano un sacco di gente soltanto per il gusto di dire «Bah, io mi tengo la sicurezza di poter andare e poi vedo», perché toglierebbero posto ad altri che invece vorrebbero magari venire a giocare con più sicurezza. Questo secondo noi non era giusto e quindi abbiamo detto «Beh, se uno sa di poter venire e ha voglia, a quel punto fissa ed è più tranquillo». È un modo per evitare, perché dato che è, come dicevamo, una shotgun, che è una gara dove si gioca tutti insieme girando nelle stesse su varie buche e su tutte le buche, poi girando tutti insieme, il numero non può essere come in una gara normale, anche magari 180-200 giocatori, ma è molti meno. Poi quanti saremo? Saremo il giusto, perché saremo solo quelli che avevano voglia di esserci, e secondo me questo è il massimo. Quindi noi sappiamo di poter arrivare a un certo numero, speriamo che tutti quelli che realmente vogliono venire a stare insieme con noi possano e riescano a esserci, a essere iscritti, speriamo che non rimangano fuori troppi. Se saremo meno del numero totale saremo contenti lo stesso, perché a noi non interessa quanti, quindi la quantità, ma la qualità. Un po' come quando giochi a golf, meno colpi ma tirati meglio fanno uno score migliore che tanti colpi tirati a casaccio. Mi sembra giusto. Tanto Luca Pietro Carlo Salvini dice, chiede, è possibile chiedere un compagno? Assolutamente no, perché la formula dietro sta proprio nel dire io devo giocare con gente che non conosco, perché essendo B2G sicuramente ci troveremo bene insieme. Quindi adesso con Luca Dotti, il direttore, di cui trovate il Rat Trap sul canale, stiamo valutando se vale la pena fare addirittura proprio un'estrazione, appunto così, proprio come viene, oppure fare una cosa che di solito nelle gare in linea, cioè quelle che partono dalle 8 del mattino all'una di pomeriggio, non può essere fatta per ovvie ragioni, ovvero quella di far giocare per handicap. Quindi si mettono i giocatori in lista di handicap dal più basso al più alto, e poi si fanno i team. E le quartine vengono fatte così. Uno, perché i giocatori giocherebbero con giocatori dello stesso livello di gioco, questo di solito tende a far andare il gioco con una regolarità migliore all'interno del team. Questa è una cosa che ai bei vecchi tempi andati si faceva molto spesso anche nei circoli, solo che il problema qual è? Che si era magari in 60 totali e anche se uno giocava la mattina un po' presto non succedeva niente. Adesso con la richiesta, con l'apertura dei circoli e tutto, sarebbe quasi impossibile ovviamente mettersi e dire no, tu sei uno di handicap, lo giochi sempre alle 7.40 e magari lui preferisce, vuole, o anche solo per organizzazione. E poi perché durante le gare di circolo normali un po' ci sta anche che uno si costruisca il suo team e stia bene insieme. È comunque è un buon misto tra le gare di circolo sono un buon misto tra il piacere di fare una gara anche competitiva, lo stare in campo e ad avere anche 5 ore piacevoli magari anche con amici con cui ti piace giocare. Qui invece la parte agonistica viene fuori, cioè noi vogliamo che questa gara sia letteralmente, come dicevamo all'inizio, l'open di B2G. Quindi di conseguenza, come in qualunque open, come in qualunque gara di un certo livello, le quartine vengono fatte in funzione di un regolamento che ad oggi dovrebbe essere in funzione dell'handicap, e non all'inizio pensavamo ad estrazione, ma più dovrebbe essere più logico farle per handicap. Per handicap o per all'interno della categoria estrazione. Comunque sì. Esatto. Comunque la scelta è per, diciamo, creare un mischione, sì, che all'inizio sembra quasi troppo impegnativo, cavolo, gioco con persone che non conosco, ma in realtà vedrete che sarà un'occasione per conoscere delle persone che hanno
i vostri stessi interessi, il vostro stesso modo di vedere il golf, vi farete sicuramente almeno altri tre amici quando giocherete sì, insieme. Sono totalmente d'accordo. Se ci pensi, io ripenso un po' alle bellissime gare che abbiamo avuto la fortuna di poter giocare nel corso della nostra, diciamo, storia più agonistica, che poi ci ha portato a farne un lavoro del golf. Noi tantissime persone che conosciamo e che, di cui abbiamo i contatti in giro per non soltanto l'Italia ma anche per il mondo, perché giocavamo tante gare internazionali, le abbiamo proprio perché non è che giocavi con chi volevi, ma giocavi con la persona che ti capitava o che la classifica dopo il secondo o terzo giorno ti dava la possibilità di giocare. E questo secondo me è un modo bellissimo, perché il golf mette molto a nudo secondo me il nostro modo di essere. Quindi mentre giochi fai fatica a far finta di essere qualcosa che non sei, esce fuori la tua indole, e questo tendenzialmente essere un po' più nudi, un po' meno con una maschera, ci rende nudi ma con la maglietta B2C. Sì, mi piace. Poi entro nel merito del maglietta e altre cose, perché ci è arrivata anche una domanda. E quindi fondamentalmente fa conoscere il nostro vero io, e questo è quando poi uno decide: ok, guarda, mi piace come quello che ho visto, voglio giocare di nuovo con te, voglio chiederti il numero, voglio creare un contatto. Quel contatto diventa molto autentico, perché non è sì, ci siamo trovati al lavoro, sai, già lavoriamo nella stessa azienda, allora ci siamo scambiati il numero, che ci beviamo un caffè, ma finisce lì. Noi qui siamo come siamo fuori dal contesto lavorativo, non abbiamo tutte quelle impalcature, no, che la società ci mette, siamo sul campo da golf, e questo è secondo me una delle cose che è una flappa per qualsiasi tipo di giocatore, dal più bravo al più scarso resta sempre una flappa. Vai, vieni. Vabbè, abbiamo un giocatore che allora ha un po' di problemi. Uno dei giocatori più forti italiani. È corto, non è capace, non la prende. Fortissimo. Grande Lodo. Il tuo giro numero uno. Ciao. Grandissimo. Giocatore nazionale, un po' il pastrello da vendere. Sì, quella tira pianissima. Poggia lì, giusto proprio così. Metri. Metri. Allora, vado a memoria, l'ultimo fitting 2,75 di carry, sei in ordine di grandezza. Anch'io 2,75 metri di carry di volo con il pat quando lo lancio, perché ho sbagliato. Conciuda! E quindi, ci chiedevano, è uscita fuori un po' l'idea, la maglietta, lo sapete, è il modo che abbiamo un po' immaginato per potersi riconoscere anche quando non hai fatto un rat trap e quindi sei conosciuto dalla community perché sei andato in video, ci troviamo, ti vedo in giro, vedo che hai la maglietta, so che sei un B2G. Questa cosa in qualche modo l'abbiamo voluta comparare un po' alla sottoscrizione della nostra, è una specie di carta fedeltà di punti fragola dell'S lunga, e quindi di conseguenza abbiamo pensato che chi ha già comprato la maglietta nel corso del tempo abbia uno sconto sull'iscrizione al Rat Trap Challenge. Ci è venuta così, il circolo ce l'ha permesso, e quindi di conseguenza abbiamo detto: ma sì, ma perché non farlo? Alla fine è l'attestato del fatto che anche senza un fine ultimo di venire a fare la trap, di fare una giornata insieme, tutto, volevo vestire i colori di qualcosa in cui credo, cioè in una community dove mi sento in effetti parte attiva e rappresentante. Quindi di conseguenza la maglietta fa un po' questo. Noi abbiamo deciso che chi ha la maglietta e si presenterà con la maglietta giocherà con uno sconto. Per tutte le altre informazioni, quindi quanto costa, come iscriversi, come pagare, la cena e tutto. Ma di cosa parlando? Del Rat Challenge 10 giugno 2024. Tutte le informazioni sul sito B2G o sul sito rovedine.com. Guarda che è arrivato Gallavresi, grande giocatore, vero giocatore. Quindi questa è un po' l'idea che abbiamo avuto per quanto concerne poi, diciamo, un piccolo aiuto economico a chi già in qualche modo fa parte della community in maniera ancora più presente che non chi comunque ci segue, che assolutamente è
è parificato, ma nella fattispecie vogliamo un po' l'effetto che c'è stato durante la festa. Noi l'abbiamo definito l'onda blu, perché c'era veramente, allora, praticamente tutti quelli che hanno giocato negli slot riservati B2G, esatto, avevano la maglietta. Dato che il colore da ormai molti anni, perché la prima maglietta era bianca con il logo diverso, ce l'hanno solo in pochi. Gli aficionados del primo minuto. Quella, secondo me, guarda, ti potrei lanciare un, se ce ne sono 30, forse già tanto. Forse già tanto. Perché poi siamo passati al blu con il nuovo logo. Tanto il logo disegnato da Ale Rubelli, che di Mapsa non l'abbiamo mai detto. Il logo B2G nuovo, l'altro l'avevo fatto io scrivendo con dei caratteri a caso su Word e poi facendoci la foto e poi chiedendo a un amico che fa il grafico di farmi il vettoriale. Tu immaginati, cioè, quando siamo veramente low budget è così, che ci vuoi fare. Però, e quindi la maglietta è un pochino quello, mentre invece adesso di magliette blu ce ne sono tante e si vedono anche in giro nei campi. Spesso mi arrivano WhatsApp da nostri aficionados del canale che mi mandano la foto perché hanno trovato qualcun altro con la maglietta, l'hanno riconosciuto e si sono fatti il selfie e me l'hanno mandato. Oh, infatti stavamo addirittura pensando di fare una piccola, questo Yuri, se ci segui, che dovresti, Yuri è il nostro social media manager, facciamo un giorno alla settimana dove mettiamo la foto, le foto che ci mandano gli iscritti al canale con o la maglietta o quando si ritrovano, oppure anche magari qualcosa di particolare. Mi piacerebbe fare questa cosa. L'avevamo fatta per un certo periodo, poi è passato un po' nel dimenticatoio. Secondo me è divertente, anche quello crea community, che alla fine è quello che volevamo con il canale da sempre, dall'inizio. Ok, vi diamo ancora 2 minuti se volete farci qualche domanda specifica sul Rat Trap Challenge, che è il 10 giugno 2024. Metteremo in palio alle 4 categorie, ovvero categoria scratch, prima categoria fino a 18 di handicap, 19-36, 37-54, l'accesso al Rat Trap, cioè al video, quello che conoscete, che va sul canale. Ne abbiamo già una 60, quindi cominciamo ad essere un nutrito gruppo. Fateci qualche domanda se avete qualche dubbio, qualche cosa anche su come è nato, perché questo video voleva essere anche un modo per raccontare come è nata la genesi del Rat Trap, perché Rat Trap, perché quattro buche, perché le rovedine. Non abbiamo detto perché le rovedine. Perché riprendiamo le rovedine? Non abbiamo mai detto. È vero? Pensa a te. Dai, mentre aspettiamo perché qualche domanda. Alle rovedine. Questa è una bella domanda che in realtà è facilissimo, che però ha secondo me una sola risposta. Lo score. La risposta è perché golfisticamente è casa nostra. Sì, perché noi siamo nati e cresciuti golfisticamente alle rovedine. Io abitavo a, si vede, cioè, lì dietro, c'è, cioè, davanti una cosa, ma in realtà lì dietro si vede casa mia. Casa mia non si vede perché è la tangenziale, ma era lì. Era lì, insomma, e tuo padre è il maestro storico, tra i primi maestri del circolo, oltretutto storico delle rovedine, e tu sei nato col bastone in mano alle rovedine, perché tuo padre, quando sei nato, era già qui, vedi? Sì. Quindi lui è golfisticamente e anche non golfisticamente nato. Magari è stato anche concepito alle rovedine, ma non vogliamo entrare nel merito. Ma niente, sta buono lì. Romano, facci sapere un po'. Non voglio sapere. Ma sapete perché si chiama Andrea e la sorella Erika? Dai, un po' di aneddoti così, dai, siamo sul finale. Solo per i veri aficionados che seguono i video fino alla fine. Vai. Andrea, perché dov'è il tempio del golf per noi golfisti? La mecca del golf? Saint Andrews. E qual è l'erba tipica dei campi? Delle colline scozzesi attorno a St. Andrews, le piante di Erika. E quindi io e mia sorella praticamente abbiamo due nomi scozzesi, alla fine, di origine, in un certo qual senso. Io Gigi, perché essendo tondo mi racchiudeva bene.
Ma perché Gigi è tondo? Perché le G sono tonde, dai. Questo c'è Luigi, non Gigi. Luigi Alberto Ruggero, scusa, che quando mi sono sposato, vuoi tu Luigi Alberto Ruggero Iannuzzelli, cioè no, più lunga, papà, mamma, più lunga non le avete trovate. Alla fine del nome, no, il primo nome avevo trovato anche una roba corta, poi ci hanno attaccato il carico da 90. Prendere tra l'altro mia moglie che si chiama Francesca Colli. Finita, ok. Vabbè, comunque, piccoli aneddoti di vita quotidiana e vissuta, quindi vediamo un pochino. Domande specifiche, beh, ci chiedono un po' dove trovare le informazioni sul sito www.b2ggolf.it, ma in realtà sapete dove dovete andare a iscrivervi sempre? Sulla newsletter. Sul sito www.b2ggolf.it trovate contatti, vi iscrivete alla newsletter e ogni settimana arrivano le news di tutto quello che facciamo, quindi non soltanto i video usciti, i migliori video della settimana, come comprare la maglietta e tutte le informazioni che magari sono più quotidiane, più ricorsive, ma anche come per esempio iscriversi quando facciamo un evento particolare. Esatto, oppure magari è indicato che quella settimana saremo in quel escono i link agli articoli, per esempio di Stefano Ricchiuti che ci scrive gli articoli, escono tutte le news riguardanti tutte le collaborazioni che facciamo, insomma tutto quello che riguarda il mondo B2G allargato lo trovate sul sito e nella newsletter, lì non vi perdete mai niente. Ci sta. Quindi non vedo altre domande specifiche, direi che abbiamo detto tutto? Nel caso fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa volete sapere e che cosa vi serve, e soprattutto se ci sarete il 10 di giugno del 2024 alle Rovedine per il Rat Trap Challenge, ma soprattutto per stare insieme, per conoscersi, per fare community, per fare amicizia con tutti i golfisti che vedono il golf alla maniera B2G. E ci sta. Guarda, dietro le quinte, che è ancora accesa l'altra, cioè non c'è qui dietro, non c'è niente, cioè non si capisce qua. Ci spostano il car, vengono a grattare. Perché ogni volta registriamo ci tagliano l'erba? Secondo me dicono, ma ci sono loro, i microfoni sono accesi, allora spariamo duro. Prendi la camera e andiamo a vedere cosa stavano tagliando. Vi faccio vedere. Io vado avanti. Vieni di qua che ti faccio vedere. Allora, ok, hanno dato una pulita qui. Ok, perché c'era un po' di sporco, un po' di cose, perché hanno tagliato la siepe, vabbè, però non facevano rumore e quindi hanno detto, beh, non fanno rumore. C'è strada qua, c'è solo strada, cioè, perché devi tagliare la strada? Niente, qui. Poi mentre ci siamo noi. Ogni volta, vabbè, che ce vuoi fare? Ogni volta che noi registriamo qualcosa, c'è lo strumento più rumoroso che si può utilizzare in quel campo, lo usano esattamente dietro di noi. Va bene, noi adesso ci andiamo a vedere Galla come gioca. Porca qualità! Andiamo? Ci piace. Dobbiamo invitarlo in un rat trap, secondo me, visto che abbiamo parlato di rat trap. Lo volete il Galla nel rat trap? Così vediamo se tira davvero 275 metri di volo. Ci sta. Pa-pa-ra-pa-pa. Aspetta che devo andare a scrivere, a mettere online il video live. Allora, infatti era attaccato con la carica, sennò col cavolo che quella teneva. Se adesso non passano più a tagliare qualcosa. No, adesso non passano più. Non passano più, hai visto? No, perché come abbiamo detto, ci sta, finisce. Potremmo ricominciare adesso. Dobbiamo fare finta di riprendere, così loro vengono a fare rumore. E poi dopo, quando ormai facciamo ciao, finita, possiamo cominciare a riprendere davvero. Cioè, è ai limiti dell'inquietante. Ah, con Dio.